L'alimentatore del mio portatile genera rumore perché quella che è la schermatura di alluminio si è distaccata dai punti dove era saldata, si è rotta qui e non è collegata qui. Quindi adesso cerco di ricollegarla. Il problema è come fare la saldatura sull'alluminio. Non è facile, ma noi ci proveremo lo stesso. Intanto vediamo se si dissalda questo pezzo. Sì. Ecco fatto. Così possiamo togliere la copertura di plastica e prendere la scossa. Ok. Dopodiché devo allungare questi contatti. Devo metterci un filo, qualcosa. Va bene, questo lo pulisco così e qui dovrò mettere qualcosa, perché questa è proprio massa. Ora lo puliamo per bene. Puliamo anche questo. Il maledetto stagno ROHS, maledetto. Maledetti regolamenti del cazzo sul piombo nello stagno, che siano maledetti. Ora questo lo raddrizzo, sto cercando in tutti i modi di non prendere la scossa, perché qua ci sono 300 volt del condensatore carico, quindi fate sempre attenzione, anzi misuriamo c'è ancora tensione. No, 11 volt, va bene, la tensione è scesa, quindi in teoria non prenderò la scossa. Ora mi hanno detto che saldare sull'alluminio è impossibile, perché voi grattate l'alluminio e istantaneamente si forma dell'ossido che impedisce la saldatura. Ma mi è stato detto che se si gratta l'alluminio con una copertura di olio, l'olio impedisce l'ossidazione dell'alluminio e quindi è possibile saldare. Chissà se questa cosa è vera. Solo che devo allungare un po' questi, non so bene come fare. Adesso provo in qualche modo. Ok, sotto questo nastro c'è il punto di saldatura e quindi questo pezzo di filo lo posso allungare, cosa che farò. Quindi questo lo togliamo dal cazzo. Esci, bastardo, esci. C'è il maledetto stagno senza piombo, maledetto. Devo aggiungere dello stagno nuovo. Lo aggiungerò qui e lo aggiungerò qui. Quindi ora va bene, faccio uscire di là. Cazzo di merda non esce. Andiamo con la violenza. Eccolo qua, è uscito. Grazie all'uso della violenza. Ora qui ci metterò un altro pezzetto. Questo qua invece. Questo invece è il piedino di un componente. Ah no, è completamente ricoperto da questo schifo bianco. Vediamo se riesco a toglierlo. Ok, dopo opportuna pulizia il piedino è quello di questo condensatore, che ha addirittura un piccolo nucleo di ferrite. Questo alimentatore è proprio ben fatto, ha un sacco di filtri,
Quindi qua l'unica cosa che posso fare forse è premere meglio questo componente per farlo entrare di più, e chissà che non riesco a recuperare un po' di questo piedino, che infatti si è già spezzato, quindi non recupero un cazzo di niente. Va bene, allora gli devo saldare un pezzo di filo. Mi serve del doppino telefonico. Diamo fastidio ai lavori in corso. Eccolo il pezzo di filo che ho strappato ieri dal muro. Vediamo cosa possiamo fare con questo filo. Con questa spugnetta sporca di ruggine puliremo questo filo ossidato. Ed ecco, abbiamo un filo di rame di ottima qualità. Perfetto, questi non ci servono più. Li buttiamo nella spazzatura, cioè in terra. A questo punto, questo glielo ficchiamo direttamente qui. Ora un po' di pasta salda sul filo e un po' di stagno. Ed ecco che il filo si stagna perfettamente. Perfetto. Questo lo tagliamo qui. Lo lasciamo bello lungo. Stessa cosa per questo. No, questo è un troiaio. Ecco qua, questo glielo ficco così, glielo ficco così, glielo ficco. Perfetto. Tagliamo. E come vedete, qui è stato saldato in modo molto solido. Ora in teoria io dovrei poter rimettere questo sopra, che va così, ed ecco le nostre connessioni di massa, a massa. In teoria questo poi andrebbe così. E il suo coperchio ci va di sopra. Ora si tratta solo di saldare questi sulla parte metallica. E qui entra in gioco l'olio. Vediamo se questa cosa funziona veramente. Goccia d'olio. Raschiare nell'olio. L'ossigeno non arriva perché c'è l'olio. E ora, se riesco a saldare, è una vittoria. Palla di stagno e via. E non salda un cazzo. Quindi non è possibile, questa cosa non funziona. Quindi come fare a effettuare questo collegamento adesso? Non si può. Proviamo con la pasta salda messa direttamente sullo stagno. Ah, no. Anzi, sull'alluminio. Ma neanche per il cazzo proprio. Niente, non aderisce. Non aderisce neanche un po'. E anche questo tentativo è
fallito. Io ci riprovo con una temperatura più alta e vediamo un po'. Niente da fare. Ma proprio niente. Attenzione. E invece sì. E invece ha funzionato. Dovevo solo insistere. Da notare la gocciolina di stagno che è finita in mezzo a questi MOSFET o circuiti integrati, creando un problema pazzesco. Quindi ora devo rismontare tutto e togliere questo schifo. Ma porca la... Ma guardate voi che cazzo è successo, puttana del... Ho ripulito qua e quindi siamo a posto. Non c'è più la goccia di stagno a cortocircuitare questi che sembrano i fotocazzi disaccoppiatori, fotoelettrici, fotominchie, le fotominchie. Ma la cosa attualmente è funzionata, sono riuscito a saldare a stagno l'alluminio. Ora vi spiego di nuovo come ho fatto e lo farò qui. Praticamente io metto dell'olio, dopodiché devo grattare via l'ossido di alluminio e grattandolo con l'olio praticamente non si riforma, perché l'olio impedisce all'ossigeno di andare sull'alluminio. Ok? Quindi io gratto, 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 trallallero, trallallà, sto grattando questa parte sporca di olio, è olio motore normalissimo, dopodiché il saldatore deve essere messo al massimo della potenza, bisogna applicare una gran pallazza di stagno, vedete il saldatore al massimo proprio, e poi bisogna insistere con la temperatura, perché prima o poi questo cazzo di coso, se non cadesse lo stagno, dovrebbe a un certo punto, puttana della, dovrebbe attaccarsi. Diciamo che potrebbe bastare, ma io voglio fare più meglio, voglio fare una cosa più meglio. Quindi adesso, dato che questo coso è rovente, dovrò tenerlo in qualche modo, grattare di nuovo con un po' di olio e vedete che la parte di stagno che si è attaccata non è saltata via. Va bene, proviamoci così. Altra goccina di olio, stagno prepotente, e vediamo. Adesso si sta rovinando la punta qua, perché la temperatura è al massimo. Ha preso, ora gli metto dello stagno buono. Il problema è che l'alluminio conduce molto la temperatura, quindi si raffredda rapidamente e si succhia il calore del saldatore. Per cui il sistema ha funzionato. Il sistema funziona. Ed ecco una bella palletta di stagno. Ora io sicuramente ho rovinato il saldatore nel fare questa cosa. Ho rovinato la punta. No, è abbastanza pulita. Ora, se si raffredda, magari gli metto un po' di stagno. Credo di avere distrutto la punta, ne ho altre 56, quindi in questo momento io me ne posso anche sbattere. Però, tanto la facciamo raffreddare un po'. Ma il risultato è che questa palla di stagno è perfettamente saldata sull'alluminio, così come questa. Quindi ora qui posso saldarci i fili e vaffanculo, vaffanculo.
A questo punto, con la punta irrimediabilmente rovinata, procederò a saldare il filo di stagno qua. Creando un abortone, ecco fatto, e è uno stronzonaccio qua, però serve una temperatura molto alta perché sennò l'alluminio si assorbe il calore. Più che saldato, direi perfetto. E anche qua direi ottimo. E abbiamo risaldato lo stagno sull'alluminio con il rame, insomma un troiaio, abbiamo fatto un troiaio, come potete vedere un troiaio. Pulito con l'acetone, perché ho solo questo. Oh, quasi quasi do una pulita anche questa stronzata qua, ma sono sicuro che l'acetone se lo mangia completamente. Proviamo. È uno schifo, è uno schifo, è un vero schifo, vero schifo. Una volta era Lenovo, adesso l'è vecchio. Litri di acetone, tanto sporco per 3,14, quanto vale che lo rendiamo un po' più liscio. Ecco fatto. Il codice a barre me ne sto sbattendo. Ne sbatto io dei codici a barre, me ne sbatto. Questo codice a barre non ne ha, quindi se ne va a fare in culo senza passare dal via. Ecco come si fanno i lavori a cazzo, vedete? Questo è il cosiddetto lavoro a cazzo. E la scritta Lenovo è andata a farsi benedire in culo. Ora è veramente un Le vecchio, non è più un Lenovo. A questo punto queste palline di stagno si scaraventano tutte a terra, schiandole con rabbia e tirandomele addosso. Bisogna tirarsi addosso lo schifo, sempre, sempre addosso. Ed ecco il nostro alimentatore. Potremmo anche provarlo così, ma io gli voglio dare una piccola chiuditina. Scommetto che ora non si chiuderà mai più a causa dello spessore delle saldature. Invece no, devo dire che chiude abbastanza bene. Magari un po' di colla e vaffanculo. Proviamo, vediamo se intanto se esplode. Per evitare che mi esploda in mano, questo ho un'edizione staccato. Questo glielo ficco così. Vediamo se scoppia. Non è scoppiato. Non ha preso fuoco, provo del disappunto. Ora alimentiamo il computer. Bene, funziona e non ho più rumore di alternata sull'audio, quindi direi che questa cosa ha funzionato molto bene. Ah, bene, avete imparato come saldare sull'alluminio, l'ho imparato anch'io perché è la prima volta che lo faccio e non credevo che fosse possibile all'inizio. Ora mi toccherà pulire questa punta, se ci riesco, oppure sostituirla con una punta nuova perché si è ridotta uno schifo, come potete ben vedere.
Questa punta ormai credo che sia proprio da buttare. Vediamo se riesco a pulirla in qualche modo. Grazie.